Cari ascoltatori, bentrovati al nostro appuntamento con il programma Pensieri, Parole e Musica, la trasmissione che va in onda ogni 15 giorni su Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, il lunedì alle 10.03, in replica sempre il lunedì alle 17.30 e il martedì alle 21.30 sulla frequenza 87,6 MHz. Vi giunga un caloroso saluto da tutta la redazione di Radio Speranza e da me, Daniela Quieti, al microfono. Siamo ad aprile, mese che, in base al calendario gregoriano, è il quarto dell'anno, il primo a contare 30 giorni, e che è considerato sinonimo di giovinezza in senso figurato. Rispetto al periodo precedente, pur se con qualche eccezione, il clima si presenta tradizionalmente con temperature tiepide, giornate più lunghe e soleggiate, il freddo è ormai un ricordo. Secondo alcune interpretazioni, il nome aprile deriverebbe dal greco afros, la spuma da cui nacque il mito di Venere, o, secondo Marco Tarenzio Varrone, dal latino aperire, aprire, perché la primavera aperit, cioè schiude i germogli delle piante e dei fiori. Nel calendario romano, prima della riforma di Numa Pompilio, aprile era il secondo di 10 mesi e raccoglieva importanti festività legate alla terra, alle piante, alla coltivazione dei campi. Fin dall'antichità, quindi, esso rappresentava un tempo di rinascita della natura, dopo il lungo letargo invernale, durante il quale la terra presenta le condizioni migliori per la ratura e la semina. E, secondo la leggenda, fu proprio in questo momento che Romolo tracciò con l'aratro i confini della città eterna. Finalmente, gli alberi mettono in mostra i nuovi germogli, i prati sono fioriti di margheritine bianche, primule, viole, il cielo è più azzurro e luminoso. E, poiché aprile è uno dei mesi primaverili in cui la natura esplode con i suoi odori e sapori, sono molte le espressioni proverbiali a esso dedicate, che si sentono ancora oggi e che sono scaturite dall'esperienza del mondo agropastorale legato alle condizioni atmosferiche e all'avvicendarsi delle stagioni. Sono modi di dire che evidenziano l'instabilità caratteristica di questo mese, in cui la natura esplode nel pieno rigoglio, ma può anche piovere. Come suggerisce un antico adagio, quando tuona d'aprile, buon segno per il barile, oppure aprile bagnato, contadino fortunato, e ancora, se non piove ad aprile, quello che è nato torna a morire. Infatti, nella civiltà contadina, un aprile piovoso significava ottenere un abbondante raccolto. I nostri avi ai loro tempi non avevano certo a disposizione le informazioni meteorologiche ora fruibili, e gli strumenti che le aiutavano a prevedere il domani erano l'osservazione della natura e la saggezza popolare, espresse con detti tramandati di generazione in generazione e giunti fino ai nostri giorni attraverso il passaparola. Inoltre, la tradizione avverte: aprile non ti scoprire, perché i repentini cambiamenti di temperatura, tipici del mese, rischiano di farci ammalare. Meglio non alleggerirsi troppo allora. Comunque, possiamo sempre iniziare ad attrezzarci con vasi e terriccio in cui coltivare fiori primaverili che renderanno il nostro balcone o giardino un angolo colorato e profumato dove rilassarci all'aria aperta. Questo è, infatti, il periodo ideale per scegliere le giuste piante da interrare tra le tante di stagione, in base ai gusti personali, allo spazio a disposizione, alla posizione soleggiata o in ombra. In questa fase, anche in campagna sono molti i lavori da svolgere negli orti che si sono risvegliati dal lungo torpore invernale. Bisogna raccogliere alcuni ortaggi in precedenza piantati, ripulire e vangare il terreno per prepararlo ad accogliere le nuove semine di tantissime varietà di verdure che avrebbero temuto un clima rigido e che saranno le prossime colture. Torniamo alle nostre riflessioni, carissimi ascoltatori di Radio Speranza. Il giorno successivo alla Pasqua, detto comunemente Pasquetta, lunedì di Pasqua o lunedì dell'Angelo, è nel calendario liturgico cattolico il lunedì dell'ottava di Pasqua, cioè il tempo che inizia con la domenica di Pasqua e termina con la successiva domenica in Albis. Questa festività, che prolunga quella di Pasqua, istituita dallo Stato italiano con la legge del 27 maggio del 1949,
prende il nome dal fatto che in questo giorno si ricorda l'incontro dell'angelo con le donne giunte al sepolcro di Gesù. Il Vangelo racconta che Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe e Salomè andarono al sepolcro dove Gesù era stato sepolto con degli oli aromatici per imbalsamare il corpo di Gesù. Vi trovarono il grande masso che chiudeva l'accesso alla tomba spostato. Le tre donne erano smarrite e preoccupate, e mentre cercavano di capire cosa fosse accaduto, apparve loro un angelo che disse: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove era deposto». E aggiunse: «Ora andate ad annunciare questa notizia agli apostoli». Ed esse si precipitarono a raccontare l'accaduto agli altri. Quest'anno, la domenica in albis cade l'11 aprile. Questa giornata è stata proclamata festa della Divina Misericordia da Papa Giovanni Paolo II nel 2000. Il culto della Divina Misericordia è legato alla figura di Santa Faustina Kowalska, la mistica polacca, canonizzata nel corso dell'anno santo del 2000. I giorni tra la domenica della resurrezione di Cristo e la domenica seguente sono chiamati in albis per la veste bianca indossata anticamente nei 7 giorni dopo Pasqua dai neobattezzati, a indicare l'innocenza riconquistata col battesimo, e sono un tempo per meditare ed entrare più intensamente in sintonia con la letizia della resurrezione del Signore. La preparazione a questa ricorrenza è la novena della Coroncina alla Divina Misericordia, che inizia il Venerdì Santo. La stessa Santa Faustina scrisse nel suo diario il desiderio di Cristo a lei apparso: «Desidero che la festa della misericordia sia di riparo e di rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno sono aperte le viscere della mia misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. L'anima che si accosta alla confessione e alla santa comunione riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. Nessuna anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto». Cristo legò la remissione totale delle pene e delle colpe con l'accostarsi alla comunione, ricevuta il giorno della festa della misericordia, come quasi un secondo battesimo. Anche quest'anno, purtroppo, a causa delle restrizioni adottate per contenere la diffusione del coronavirus, dovremmo rinunciare a tante consuetudini che sembravano naturali, come il desiderio di programmare uscite all'aperto e tradizionali gite con l'arrivo delle belle giornate. Papa Francesco ha rivolto un pensiero a tutti coloro che si sentono demoralizzati per la difficile situazione storica e sociale che stiamo vivendo, con l'esortazione a non farci prendere dallo sconforto e cercare di portare aiuto ai più deboli, accogliendo il buio come parte dell'esperienza umana, trasformandolo in luce con la compassione, con la carità e con l'amore verso il prossimo. Riprendiamo i nostri pensieri su aprile, carissimi ascoltatori di Radio Speranza. Sono tanti gli autori che nel tempo si sono ispirati a questi giorni dell'anno. Diego Valeri, nella sua poesia Aprile, dice: «Per sapere la gioia dell'aprile, bisogna, amici, uscir per i sobborghi, mirare il cielo, le vie dorate e gli orti e i colli che traspaiono laggiù. Serenità divina, azzurro e azzurro. I carrettieri passano cantando, si rincorrono i bimbi strepitando. Stan sull'uscio le donne a comarò. Una gallina ci attraversa il passo e becca ai nostri piedi un verme rosso. Gli anitroccoli biondi, accanto al fosso, si spulciano con gaia alacrità. Prime foglie tremanti sulla rama nuda o lucenti sulla terra bruna. Si vorrebbe baciarle ad una, piangendo di dolcezza e di bontà. Ecco un pesco fiorito più soave, di soave fanciulla adolescente. Ecco un ciliegio più forte e splendente dell'uomo arriso dalla gioventù. Una distesa d'orti, in primo piano, selvette d'insalata ricciolina, viali d'aglio, qualche testolina di fagiolo che spunta a far cucù, dietro tappeti di varia verdura distesi in simmetria, tra
tende pezzate, molli trapunte, scure, fiocchettate, diverse, gialle e cavolfiori blu. Nello sfondo, rubine, che la guazza ha ingioiellato di puri diamanti, un filare di pioppi palpitanti, e il cielo azzurro, la serenità. Si va col passo dei conquistatori, col cuore acceso nell'aperta mano. Voglio gettarlo, amici, al ciel lontano o al balcone che primo s'aprirà. Fin dal primo verso, il poeta pone l'accento sulla speciale sensazione di gioia che infonde questo mese e ci invita a viverlo in tutta la sua pienezza, immergendoci nella natura. Nello sfondo azzurro risaltano le figure sulle quali egli sofferma la sua attenzione. Ognuna di esse è presentata con le proprie tipiche caratteristiche, capaci congiuntamente di vivacizzare un suggestivo e sereno scenario, pieno di immagini splendenti che ripropongono antiche atmosfere, dense di particolare fascino e descrittive di un sereno stile di vita. Con delicata sensibilità, il poeta osserva individui e animali, tratteggiandoli nel loro aspetto più peculiare. E c'è una filastrocca di Ugo Betti, intitolata Aprile dolce dormire, che conoscevano i bambini delle elementari negli anni 50, che recita: «Svegliati, svegliati, campanaro, la rondine canta, il cielo è chiaro, piglia la corda e suona le campane, che il fornaro vuol fare il pane, ogni cuore vuol palpitare, ma in ogni casa mamma è desta e spalanca la finestra, e fa tutto pian pianino. Chi ancora dorme, il suo bambino, dorme con le manucce strette, e l'angelo chissà cosa ci mette, e le campane delle chiesuole, ah che buon'aria, oh che buon sole, vedrete, stamane il buon Dio vi farà contento ogni desio, fiorito il monte, lucente il mare, e tu perché non ti vuoi svegliare?» Aprile, dolce dormire, quindi, è un detto popolare legato alle abitudini indotte dalle caratteristiche meteo del mese. Infatti, con l'avanzare della primavera, si comincia ad assaporare un tepore così piacevole che induce una sensazione di maggiore sonnolenza, perché non fa troppo freddo né troppo caldo. La poesia di Betti propone la semplicità e lo stupore che si provano contemplando la natura nel rinnovamento della primavera, nella sua bellezza che glorifica la terra e che ci chiama a svegliarci per ascoltare la voce del buon Dio, nella speranza che possa esaudire le nostre preghiere, tra voli di rondini, sotto un cielo chiaro, illuminato da un sole splendente, sullo sfondo di un mattutino suono di campane, di montagne fiorite, di un mare scintillante, tra aromi di pane fresco nell'aria pura. Quante sfumature di colori, profumi e sapori la natura regala in questi giorni dell'anno per opera del buon Dio, che ringraziamo per i meravigliosi doni che ci elargisce con la sua bontà, nel rispetto del creato di cui siamo parte. Un caloroso saluto a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Speranza.